Why not? Ciao ragazzi, come vedete sono in questa bellissima location che molti di voi avranno riconosciuto, cioè la casa d'Alberto. Era da poco che non ci vedevamo perché insomma ci sono stati un po' di impegni vari, altre faccende, un lutto di mezzo, insomma, cose abbastanza spiacevoli. Anche comunque adesso sono qua perché, come vi aveva parlato Alberto, c'è una novità che è questo mio angolo, diciamo, dove vorrei parlare dei pronostici. Io adesso ve lo spiego in breve parole. Allora, praticamente ogni fine settimana prenderò delle partite scelte fra i campionati europei più famosi, anche non, e stilerò tre scommesse a tre partite ciascuna, con quota totale moltiplicatore 3. Cioè, questo cosa vuol dire? Che prenderò una partita dove la quota sarà data 1,50, un'altra 1,50 e una 1,30, moltiplicandole danno 3. In modo che, cosa succede? Che se voi scommettete su una scommessa, sull'altra e sull'altra, e ne prendete solo una, andate a pareggiare i conti. Se ne prendete due, il vostro guadagno sarà il doppio di quello che avete investito, e se le prendete tutte e tre, cioè fate filotto, guadagnerete ben tre volte quello che avete investito. Allora, io chiaramente mi baserò sulle quote dei bookmakers, che possono essere, non so, quelli della Snai, Lottomatica, Betfair, insomma, Quelli che adesso, volete. esatto, quelli che volete, a seconda di come la quota mi piace di più o di meno. Cioè, vi faccio un esempio: se per me un Juve-Empoli la quota è data 30 da una parte, è data 1,40, 1,30 da una parte, 1,40 dall'altra, chiaramente mi baserò su quella più alta. Ecco, questo mi sembra abbastanza logico e chiaro. Una cosa tengo a precisare, che è una cosa che faccio io per me, innanzitutto. Quindi, cioè, non è che vi sto incitando a scommettere i vostri soldi, perché poi uno fa quello che vuole. È una cosa, diciamo, un consiglio, un Suggerimento, suggerimento. suggerimento per quello che può essere la giornata calcistica. E per quello che adesso Dello fa il modesto, scusate se mi inserisco, ma diciamo che lui comunque questa cosa non la fa da un giorno e conosce diversi campionati europei, insomma, ha un po' di conoscenza, ecco, Un di po' di queste cose. conoscenza, no, dico purtroppo perché non sempre si vince, Beh, certo. chiaramente, perché altrimenti saremmo tutti milionari. Saresti E l'oracolo, ecco. soprattutto lo dico, io lo faccio per divertimento, non gioco certo grandi cifre, lo faccio Esatto. per passare il tempo, per se riesco portare a casa due soldi, ma Non è che diventiamo esatto, non milionari, è che ecco, diventiamo però se milionari, però è un volete. angolo simpatico per vedere, anche potete anche sfottermi il giorno Esatto. dopo, quando magari le sbaglierò E magari tutte. dare suggerimenti anche vostri. Esatto, Per ecco, e voi nei commenti potete dare suggerimenti anche le vostri. prossime della settimana dopo. Esatto, che io magari se condivido posso fare le partite che volete voi anche, cioè non è un problema. Comunque, per Comunque, lo più, diciamo, il master è lui, perché è lui che deve piazzarla, quindi insomma, esatto. si accettano Scusate ragazzi, suggerimenti. ma c'è un caldo che è terrificante, siamo proprio nelle giornate più calde dell'anno, è stato un bel giorno, però sto io. Vabbè, comunque Andiamo avanti, cioè. detto questo, un'altra precisazione, una partita può essere inserita in più schedine, cioè se io trovo interessante una quota di una partita che per me quella partita finisce al 90%, segno 1 o X o 2, è chiaro che posso inserirla anche in un'altra scommessa, poi lì valuterò io. Comunque dai, è una cosa, diciamo, divertente, io spero che vi possa piacere, trarre spunto, e come ho detto prima, io accetto anche gli sfottò nel caso non le dovessi azzeccare. Niente, comunque adesso io le quote delle partite ve le manderò, questo video Adesso lo faremo
tra mercoledì e giovedì, così Sì, esatto. voi Stasera no, ecco, no, perché sicuramente. oggi è domenica 20, e quindi questa Esatto. volta facciamo riposo. Esatto, e Ecco. quindi insomma il video lo avrete al mercoledì con già le tre Facciamo schedine. anche giovedì, va? Insomma, diciamo che arriverà prima del weekend. Diciamo che Esatto. puntiamo, Delo, a mandarlo entro giovedì sera, possibilmente, Esatto. in modo che tutti possano, volendo, andare a fare la giocata. Cioè, diciamo che hanno almeno una giornata di tempo, se ci fosse proprio una partita il venerdì sera, per poter giocare anche loro le stesse cose che giochi tu. Esatto. Almeno una giornata, No, lo ecco. scopo molto importante per quella cosa qua è cercare di vincere un pochino e cercare di perdere il meno possibile. Esatto. Infatti, facendo tre schedine, prendendone una, con tre partite, tu sei a pari. Esatto, e questa è la cosa più importante, che questa cosa che proponiamo, noi ovviamente non ci guadagniamo nulla su di voi, sono Esatto. scommesse che voi fate in autonomia, fate quello che volete. Se volete seguire il consiglio del Delo, lui si fa le sue giocate, le potete copiare, fare le stesse identiche giocate, e sapete che con questo metodo, con una sola schedina presa su tre, già vi portate indietro i soldi che avete scommesso, quindi non Esatto, perdete niente. Se poi esatto. almeno se ne beccano due su tre, c'è già il 100%, che sinceramente non è poco il 100%, non stiamo parlando del 5%, quindi è chiaro che il rischio c'è, però cominciamo così, poi vedremo come va e si potrebbe fare anche modifiche eventuali, ma vediamo il Delo cosa combinerà. Vediamo così. E E niente. niente, io allora vi saluto e ci teniamo aggiornati su quella cosa qua e vediamo se sarò un buon oracolo, E diciamo. ricordatevi che al momento i pronostici del Delo sono totalmente gratuiti, e quindi prima che diventino Esatto. a pagamento per abbonati, vi consigliamo di seguirli, seguire Esatto, l'oracolo Delo. Vabbè, comunque per adesso o per sempre, che vediamo, ma credo che al momento resteranno gratuiti per un bel po'. va Poi bene. Allora, dovessi... Dimmi pure. io adesso vado a farmi una doccia perché mi sto sciogliendo e vi saluto. Alberto, saluta anche Va tu. bene, vi saluto con la dietro al Ecco. cellulare. Un saluto anche dal mago. Vi faccio ciao ciao con la manina del mago. Ecco qua, ciao Ciao a tutti ciao. ragazzi, ci Ciao a tutti. sentiamo. Ciao, a Ciao. presto. Ciao ciao.